Sì, abbiamo pensato di porre un segno, di suonare le campane della cattedrale, ma anche le campane, diciamo, di tutte le chiese per essere vicini a ciò che è avvenuto, a quell'incendio che ha distrutto in parte Notre Dame, che possiamo considerare un po' come il centro dell'Europa. La cattedrale è il luogo più visitato al mondo. È proprio quella freccia. La flèche, quella guglia è venuta a mancare, ma credo che lì che sia un momento difficile, certo, un momento in cui scopriamo le nostre fragilità, i nostri limiti umani, ma partendo da lì si possa riprendere con coraggio. E questo vuol dire essere uniti, essere in comunione proprio per far fronte insieme alle difficoltà.